Dario, buongiorno. Questa è la prima diretta sulla mia pagina oggi. Oggi è un giorno importante e oggi avvenire, ovviamente. Ma voglio fare questa diretta semplicemente anche per farla rimanere nella mia home, per darvi un messaggio molto 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 importante che nessuno ovviamente né telegiornali né Presidente della Repubblica niente di niente nessuno ha mai detto. Quindi se volete condividere questo video vi invito a condividerlo. Riguardo ovviamente lo sport perché non sono a parlare di politica, non sono a parlare di decreti o cose varie. Però urge da trainer e da personal trainer, mi urge dirvi alcune cose riguardanti l'attività fisica. Questo perché? Perché dal 4 maggio, quindi tra circa 3 giorni, abbiamo il cosiddetto via libera per uscire e fare attività. Attività svolta, ovviamente. Non si capisce dove e come, perché e tutti ci dicono sì, fatela vicino casa, lontano casa, non potete prendere mezzi, poi ogni comune fa il decreto o tira fuori la regolina a modo suo, quindi il decreto italiano, diciamo il decreto statale, ci dice possiamo fare sport. Ma sport come? Con la mascherina. Qui arriva il problema. Perché non so se avete provato, sicuramente sì, perché nella mia regione, quindi in Toscana, sono state rese obbligatorie le mascherine per uscire, quindi per andare a fare la spesa, per andare a comprare il pane, per andare a comprare boh, qualsiasi cosa, comprese anche le caramelle, o se c'è da andare a riempire l'acqua, o boh, non lo so, per qualsiasi cosa, anche per portare a spasso il cane, ci vuole la mascherina. Giusto o non giusto, non sono qui a criticare se le cose sono giuste o non sono giuste. Critico nel momento in cui mi viene detto di fare sport con la mascherina. Io da sportivo, e vi ripeto, da trainer e personal trainer, non faccio attività con la mascherina. In primis, ma non perché non è figo, non è bello, non mi importa un cazzo della bellezza. Non sono nemmeno quello che si mette a fare la mascherina PMF, non me ne frega assolutamente una minchia perché la mascherina tanto andrà portata a vita, quindi boh, chi se ne frega, cioè nel senso, fra pochino anche Gucci, Trussardi e tutto il resto faranno le mascherine, non le voglio fare. Però la cosa che mi interessa soprattutto è farvi capire l'effetto di quello che succede quando noi facciamo sport con la mascherina. Ovviamente la mascherina non fa trasmettere, quindi non c'è fuoriuscita di aria. E quindi cosa succede? Succede che se noi facciamo sport con la mascherina, per esempio da lunedì vado a correre, a farmi una corsa. Con la mascherina, ovviamente, io respirerò la mia anidride carbonica che butto fuori. Questa è una cosa assurda. Io sono andato a fare una passeggiata qua nel mio paesino con la mascherina, e ovviamente, non essendo pianeggiante, c'è un po' di salite e un po' di discese per andare in paese. Già al ritorno, quindi quando ho fatto il giro, che ero già accaldato, nel ritornare a casa con la mascherina, ovviamente cos'è successo? È successo che io ho iniziato proprio a sentire che stavo respirando l'aria calda che appena avevo buttato fuori. E stavo solamente camminando. Quindi questa è una cosa che vi prego, vi scongiuro, e se andate a correre, la mascherina portatela, ma non ve la mettete addosso. La mettete sotto il mento, andate a correre, fate sport, fate attività. Se incrociate qualcuno, ve la tirate su, ma non fate
attività con la mascherina. È super pericoloso. Questa è una notizia che purtroppo nessuno ha detto, perché tutti hanno detto basta fare attività con la mascherina. Eh sì, grazie a sto cazzo, mi verrebbe da dire. Cioè, è un po' pensata a cazzo di cane. Cioè, scusate anche la mia volgarità, però io da sportivo mi sento di divulgare questa cosa qua, perché è un'assurdità. Quindi nell'assurdità, fino ad ora siamo stati buoni, tranquilli, abbiamo rispettato tutte le norme, tutto. Siamo stati in casa, siamo stati costretti a fare le file alla Coop, al supermercato, a mangiare con i risparmi del... Però questa cosa non l'accetto. Lo sport va ripreso, va fatto riprendere, ma con una modalità diversa. Non andando a correre o in bicicletta con le mascherine, perché è da deficienti andare a correre e andare in bicicletta con la mascherina. Quindi io personalmente, poi questo video lo potranno bloccare, lo potranno mandare in questura, potranno fare quello che vogliono, io personalmente vado fuori, metto la mascherina sotto il mento, se incrocio qualcuno tiro su una mascherina, ma non faccio attività con la mascherina. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio e vi chiederei anche di condividere questo pensiero che credo che anche molti di voi sportivi condividono. Vi auguro un buon primo maggio, vi auguro una buona giornata, anche se ovviamente da una parte meno male si sta in casa, perché se no tanto tempo faceva un po' cagare. E volevo dire solo questo, quindi volevo ancora una volta salutarvi, grazie ancora del supporto di tutti voi, un abbraccio, un saluto e mi raccomando condividete questa cosa che è molto molto importante. A presto!